Quindi do un grande benvenuto a tutti a questa appunto breakout room del summit appunto 2020 delle B Corp italiane che si chiama Performance Improvement from Earth to Space. Allora andremo a parlare insieme di come il movimento delle B Corp stia trasformando il business in una vera e propria forza positiva e rigeneratrice. Non peraltro, appunto, sappiamo che il motto delle B Corp è proprio Using Business as a Force for Good, quindi usare il business come forza positiva. E quindi è proprio dalle B Corp che parliamo, dall'esperienza di tre fantastiche B Corp che abbiamo qui con noi, che faremo questo viaggio insieme, che ci porterà alla scoperta del mondo della natura, dello spazio per passare dal mondo della cultura. Quindi un viaggio molto ricco e eterogeneo. Quindi do subito il benvenuto ai nostri ospiti. Abbiamo Ruma Rinaldi di Little Genius International. Ciao Ruma. Salve a tutti, Domenico Scordari di Natura e Benessere. Ciao Domenico, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, grazie. E Luca Rossettini di Orbit. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Benissimo. Allora, io sono Letizia di Nativa, quindi guiderò questo momento, questa discussione e vi ricordo proprio a livello operativo che questa sessione sarà divisa in due parti. La prima di discussione col panel di nostri ospiti che durerà 40 minuti e poi 20 minuti di Q&A. Come fare appunto queste domande, quindi mi rivolgo direttamente alle persone che ci stanno ascoltando, potete postarle nella chat di Zoom, noi le raccoglieremo e poi insomma, le direzioneremo verso i nostri ospiti. Quindi se siamo tutti pronti, direi che possiamo partire e vorrei iniziare con una domanda più personale, diciamo un po' svincolata dall'aspetto lavorativo e operativo. Una domanda forse più umana, possiamo dire così. Oggi siamo qui connessi a questo summit per motivi più vari, non so, scelte personali, valori, esperienze che abbiamo fatto, no? Quindi mi rivolgo per prima a Rumma e ti chiedo qual è la tua storia e che cos'è che ti ha portato qui oggi a livello personale. Ok, grazie. Mia storia è semplicemente questo, che quando ero piccolo, come tutti i bambini, si vede e si percepisce certe cose usando la sua interpretazione. Per fortuna, questa interpretazione non ha sviluppato in un modo troppo frustrato e quindi ho sviluppato una sensibilità grazie all'ambiente. Io ho cresciuto in Inghilterra che è molto complesso, ha tanti problemi sociali, però mie esperienze mi hanno formata e ho sviluppato un interesse nel sviluppo sostenibile. Quindi negli anni 90 ho cominciato una laurea in cui quello era un aspetto, era una nuova parola, era un nuovo concetto che cominciava a essere interessato dal pubblico generale, quindi arrivato all'università. E quello poi piano piano mi ha aiutato di sviluppare una etica un po' più ampliato e questo mi ha portato di aprire una scuola materna ed elementare a Roma e che adesso ha 16 anni di esistenza e poi sono stato invitato un giorno di diventare un B Corp e per concludere, noi avevamo in nostra azienda la particolarità, prima di essere un B Corp, di insegnare come una materia già nella scuola primaria, etica e di avere certi valori sia per lo sviluppo sostenibile, grazie al mio background, eccetera. Quindi c'era un match. Combaciavamo bene e quindi questo titolo mi ha formalizzato nostre aziende in termini di questo e quindi io sto qui per questo. Ottimo, grazie, grazie mille Roma, una bella storia insomma, che parte già da valori che insomma, dimostravi avere già da piccola e che insomma, è una gran fortuna poter insomma, continuare a esprimere nel corso della propria vita. Passo ora la parola a Domenico e ti faccio un po' la stessa domanda, quindi proprio a livello personale di storia, che cosa ti ha portato qui con noi oggi? Grazie. Beh, in realtà anch'io credo che, seppure ho i capelli bianchi, la parte più importante di me ancora oggi è quel bambino
che ha vissuto e che guardava le cose e continua a vederle in maniera straordinaria. Quindi tutto per me ha inizio grazie al territorio, sin da quando ero bambino. Noi siamo nel Salento, quindi il mio big click, per usare questo termine a noi comune, è legato appunto a questa straordinaria combinazione tra territorio e tradizione nel Salento. È un percorso che inizia appunto da piccolo e dunque, come dire, la storia di due piccole mani e di una mente visionaria, perché io allora sognavo di fare quello che stiamo facendo. Basti pensare che io da piccolo ero attratto in maniera alquanto strana, soprattutto a dire dei miei genitori che erano preoccupati di questa mia passione, dagli antichi rimedi erboristici, dalle antiche tradizioni, dai rimedi naturali. Questo mi portava a scappare da casa e trascorrere molto tempo con i vecchi contadini nelle masserie e loro come condividevano quelle loro le antiche tradizioni, le loro conoscenze. Senza sapere che questo per me sarebbe diventata la mia grande passione e il mio sapere. Da qui appunto parte questa scintilla che presto in realtà è diventata la mia stella cometa, perché in realtà ho sempre continuato a seguire questo percorso fino ad arrivare ad oggi e soprattutto con l'emozione, con l'entusiasmo di sentirsi pronti ad affrontare ancora tante altre belle iniziative. Un aspetto importante, parlando del territorio, si parla di un territorio che 35, 40 anni fa, 50 anni fa, sicuramente è un territorio piuttosto disagiato, no? Con delle grosse difficoltà economiche. Quindi il luogo comune tra tutti gli amici era compagni di scuola, vedevano come unica alternativa quella di andare via. Londra, Roma, Milano, andare via per poter vivere, per potersi creare un futuro. Beh, io in realtà ero in totale controtendenza, perché mentre tutti gli altri abbandonavano il territorio perché vedevano solo i limiti, io continuavo a non comprendere come mai loro non vedessero invece le opportunità che c'erano in questo territorio straordinario. E qui stiamo parlando di un territorio dove la natura incontaminata e la bellezza dei paesaggi la fanno da padrona e quindi la natura in realtà qui è regina. E da qui nasce appunto questa fonte inesauribile, no, di passione verso appunto la natura. Basti pensare che grazie a questa passione da bambino, NB da 30 anni si occupa di produzione di cosmesi naturale bio, di realizzazione di soluzioni naturali per migliorare la qualità della vita, seguendo tutta la filiera produttiva dal prodotto, dalla pianta al prodotto finito, tutta esclusivamente nel Salento. E quindi il territorio, l'importanza, sviluppiamo chiaramente prodotti personalizzati per aziende di tutto il mondo, ma mettendo al centro il territorio. Quindi è il territorio che è la valorizzazione del territorio, dunque la protezione dell'ambiente e della natura, che è stato quello che ci ha portato a diventare B Corp e a trasformarci anche in società benefit. Molto, molto, molto bello, grazie, interessante grazie proprio questa dimensione, diciamo, del sogno che poi si inserisce in una tradizione, esatto. Insomma, a volte vengono viste come due dimensioni svincolate, no? Per sognare devi staccarti, devi essere distintivo, disruptive rispetto alla tradizione, in cui in realtà il sogno si costruisce su questa tradizione e cresce, si sviluppa seguendo, diciamo, anche proprio i ritmi della natura, insomma, no? Cioè dobbiamo imparare dalla natura, quindi è una grande maestra e dobbiamo ritornare veramente da lei e riprendere appunto questo valore che stiamo dimenticando. E voi appunto, da quello che ci ha raccontato Domenico, lo state facendo, quindi grazie. Bene, ora passo a Luca e chiedo anche a te, dal punto di vista personale, qual è stato l'intuizione, insomma, il big click, diceva Domenico, la tua storia che ti ha portato qui oggi. Sì, diciamo che il mio sogno da bambino era quello di andare nello spazio, ma il vero big click è avvenuto molto molto tempo dopo in realtà, e non dovuto ad un sogno, ma dovuto ad una donna, una mia ex fidanzata che si occupava di certificazioni ISO 14000 eccetera, di cui io non capivo assolutamente nulla. Io le ho detto: adesso, per parlare la stessa lingua, studio,
ed è stato lì che ad un master, tra l'altro master pilota in Italia di un'università svedese, ho incontrato Eric Zecchielli e The Natural Step. Quindi era lontano 2005, quando di sostenibilità sostanzialmente se ne parlava molto poco in Italia, e lì ho capito una cosa interessante, che la sostenibilità non è un costo, ma è un'opportunità. Ed è un'opportunità, tra l'altro, un'enorme opportunità di business. Quindi ho capito che si poteva fare, cioè per un'azienda può fare più soldi diventando sostenibile, che è un concetto che all'epoca era totalmente considerato al contrario. Quindi quello è quello che mi ha un po', diciamo, aperto la mente. Quindi quando poi ho creato l'azienda di adesso, di Orbit, non c'era la certificazione B Corp e non c'era la legge per le società benefit. L'impostazione, il DNA dell'azienda è stata proprio creato basandoci su questi principi. Quindi all'epoca noi usavamo il framework di The Natural Step, ma il concetto è se tu imposti il tuo business in modo tale da avere un impatto che generi beneficio a 360 gradi, quindi sicuramente per l'azienda, per gli azionisti, per le persone che lavorano in azienda, per il territorio in cui l'azienda è inserita, sicuramente è un'azienda capace di futuro. E questo è quello che mi ha portato ad oggi. Bene, ottimo, grazie Luca. È bello che insomma tutti e tre questi interventi sono partiti da, insomma, ricordi da bambini, insomma, quindi è proprio una, insomma, anche questa una dimensione, se volete, che dobbiamo in qualche modo recuperare. Quindi abbiamo visto, diciamo, una fotografia personale e ora passiamo più alla parte, diciamo, professionale, quindi cosa fate come B Corp. Anche se sappiamo che, insomma, i vostri interventi già lo testimoniano, che queste due dimensioni si sono interconnesse tra loro, si intersecano in un modo che appunto ormai quasi sovrapposte, direi, sono. Quindi tutti i valori, le esperienze, le storie che mi avete appena raccontato, sono certa, come faccio anch'io con la mia personale, che le portiate nelle vostre attività lavorative di tutti i giorni. Questa volta partiamo da Domenico, cambiamo sempre un po' il giro così per disorientarvi un po'. E ti chiedo, Domenico, già un po' ce l'hai anticipato, ma cosa significa per Natura e Benessere essere una B Corp, quindi un'azienda, un business per la società e per l'ambiente, e proprio in due minuti che cosa significa creare impatto per voi? Allora, è giusto quanto hai detto, nel senso che indubbiamente credo che un po' per tutti noi l'esperienza di vita e l'esperienza di business sono la stessa cosa, non potrebbe essere diversamente. Io credo che in generale le aziende oggi abbiano l'opportunità e ancora di più credo la responsabilità di agire per il cambiamento. Quindi per noi, come credo per moltissime aziende, business for society and environment significa tutto. Questo è il futuro, è l'unica strada da seguire. Significa utilizzare la propria capacità comunicativa e la forza che viene dal business come motore per spingere il cambiamento e dare maggiore attenzione ai problemi e ai temi sociali ed ambientali. D'altronde, nella nostra mission aziendale è People and Planet First, che vuol dire che ogni scelta che facciamo come persone e come imprenditori, ogni scelta dell'azienda, deve essere fatta nel pieno rispetto di questi due attori principali, le persone ed il pianeta. Ora, per quanto riguarda l'ambiente, abbiamo già visto che noi, insomma, essendo nell'ambito della cosmetic green e bio, chiaramente per noi l'ambiente è l'aspetto più importante, il rispetto e la credibilità dell'ambiente è tutto. E quindi noi facciamo tutto per continuare a migliorare la nostra impronta ambientale, visto che per noi la natura è regina. Un aspetto sul quale invece voglio focalizzare è le persone, che sono per noi al centro di un progetto, fornitori, clienti, collaboratori, stakeholder in genere, istituzioni, per noi rappresentano un valore importante che va curato con la massima attenzione. Come creare un circolo della vita positivo? A me viene in mente una parola, e qui torniamo all'impatto positivo del territorio. Una frase che mi ripeteva spesso mio padre, e che ve la dico in dialetto leccese, poi la traduco. Li cristiani non su fatti penna fiata, che vuol dire che le persone non sono fatte per una volta sola, cioè
come in questa cultura, in questo stile di vita nel Salento, in Puglia, ma credo in molti luoghi nel Mediterraneo, le persone e le relazioni con le persone siano estremamente importanti. Grazie a questo, a questa cultura, i rapporti tra azienda e persone sono fortissimi e rappresentano indubbiamente il vero e proprio punto di forza dell'azienda. Quindi in realtà nella nostra iniziativa noi sviluppiamo tutto nel Salento, andiamo alla conquista del mondo, quindi pensiamo localmente, agiamo globalmente, ma in realtà l'obiettivo è quello di ritornare poi, di fare in modo che questo benessere torni ad essere reinvestito nuovamente a livello locale, creando impatto, quindi l'impatto è quello che per noi agisce sulla qualità della vita delle persone a livello economico e sulla vita sociale, soprattutto nei luoghi in cui si riesce e si vive, in modo da poter vedere questo impatto in maniera visibile. Certo, chiarissimo, insomma, tante parole chiave, non aggiungo nulla perché è veramente super chiaro, responsabilità, territorio, persone e veramente crescita positiva. Quindi ora passo a chiedere a Luca invece di Orbit, brevemente, cosa fate appunto voi come B Corp e cosa significa per voi creare impatto positivo? Sì, allora io parto un po' da lontano. Diciamo, noi siamo convinti che nel futuro la società umana si espanderà al di fuori del nostro pianeta, quindi avremo sicuramente la possibilità di utilizzare lo spazio come un altro ambiente, come oggi utilizziamo aria, acqua e terra per fare business, divertirci, vivere e via dicendo. Noi siamo convinti. D'altra parte, se noi ci mettiamo, che ne so, 1000 anni, 500 anni nel futuro, dove è impossibile capire che tipo di tecnologia avremo perché è troppo in là, è abbastanza ragionevole pensare che, diciamo, viaggeremo nello spazio, no? Ci sarà sicuramente la possibilità di farlo. Quindi, visto che se tra 500 anni ci arriveremo, presto o tardi avremo cominciato a farlo. Quindi perché non oggi? Quindi questo è un po' quello che ci ha spinto a creare questa società. Perché è un concetto importante? Perché ci sono due modi di, diciamo, colonizzare un altro ambiente. C'è il modo della locusta, quella di dire consumo quello che ho adesso e poi mi sposto, consumo quello che ho, quindi faccio una colonia su Marte e sfrutto tutto quello che mi dà e poi vado da un'altra parte. Oppure c'è un modo diverso, che è quello invece di diciamo, creare un ambiente che si autorigeneri o che addirittura migliori con il tempo. Io credo che questo sia l'unico modello che sia applicabile al settore spazio, proprio per le peculiarità di questo settore, e quindi quando abbiamo creato The Orbit il nostro obiettivo era quello di arrivare a creare un'infrastruttura che permettesse di abilitare l'intero settore spaziale a fare questo, quindi a fare del business in modo sostenibile, quindi un business capace di futuro. Che in concreto che cosa vogliamo fare? Io la chiamo logistica spaziale, nel senso tutta una serie di servizi per chi va ad operare nello spazio in termini di gestione dei rifiuti, miglioramento, spostare i satelliti in modo tale che non vadano a collidere uno con l'altro, metterli dove possono operare meglio, quindi dare dei benefici a chi opera nello spazio. Chiaramente oggi non siamo ancora arrivati a quel livello, quello è l'obiettivo finale, non ci sono ancora così tanti operatori nello spazio per giustificare un mercato. Quindi oggi ci occupiamo di due cose: portare satelliti di nuove aziende diciamo nello spazio. Queste nuove aziende in realtà stanno erogando servizi estremamente utili a tutti i settori industriali della Terra, ma anche a noi come società, dalle previsioni meteo, addirittura il monitoraggio dei disastri naturali, nonché internet anche a quelle popolazioni che oggi non sono connesse e così via, e ci occupiamo di assicurarci che non esista il concetto di rifiuti nello spazio, o meglio adesso esiste purtroppo, però speriamo che la nostra azienda cresca abbastanza per eliminare proprio il concetto, quindi non per ridurlo, non per ridurre il problema, ma per eliminare il concetto di rifiuto nello spazio. Questo è il nostro business. Cosa facciamo noi, diciamo, in termini di impatto a livello di società? Allora, questo è un po' l'impatto, se vogliamo, di prodotto, però ci sono altri due aspetti importanti per noi. Uno è che cosa facciamo a livello di territorio, cioè l'azienda è comunque localizzata geograficamente, come ci inseriamo all'interno del territorio? Lo facciamo attraverso programmi con
scuole, diciamo studenti in genere, per far capire che lo spazio può essere una, diciamo, uno sbocco, può dare una mano, può aiutare a vivere in modo diverso, soprattutto capire quali benefici se ne possono trarre. Quindi dalle scuole elementari alle medie e così via abbiamo creato quella che si chiama The Orbit Academy, in cui accogliamo anche persone, anche studenti dall'estero, che vengono e vogliono venire 2 settimane e capire, innanzitutto capire un po' meglio l'Italia e poi capire, diciamo, questi aspetti di, chiamiamola, sostenibilità spaziale, anche se la parola sostenibilità non mi piace. E l'aspetto principale su cui stiamo concentrando all'interno dell'azienda i nostri sforzi in ambito di società benefit sono proprio le persone. Oggi The Orbit non esisterebbe senza le persone che abbiamo a bordo. Sono il più grande asset che io ho in tutta la società. Non esistono i satelliti che costruisco, non esistono i macchinari, esistono le persone, la loro capacità creativa, la motivazione, la voglia di fare. E quindi riuscire a mettere le persone in condizioni di sentirsi bene e di sentirsi sempre meglio e di trasformare l'azienda quasi in una sorta di seconda casa, un posto dove loro si sentano all'interno della propria area di comfort. Questo è l'obiettivo che ci stiamo dando. Ovviamente siamo perfetti, però un passo alla volta ci stiamo arrivando e devo dire che essere B Corp dà una grande mano ad avere un percorso più o meno strutturato una volta fissati gli obiettivi. Ottimo, chiarissimo. Anche qui veramente tantissimi spunti, da quello di, insomma, trasferire e dare una conoscenza che ancora oggi non c'è, al di là del lavoro concreto sull'infrastruttura. Ma poi mentre parlavi mi è venuto in mente, rispetto a una delle prime frasi che hai detto, lo spazio comunque dobbiamo vederlo come un luogo, no? E questo luogo fisico, se ci pensate, noi pensiamo alla nostra terra come la nostra casa, se pensassimo anche allo spazio come una nostra casa sicuramente lo considereremmo e lo tratteremmo in un modo diverso, ecco. Legandomi anche al discorso dei rifiuti, nessuno lascia una cartaccia in giro per la propria casa, ecco. Quindi anche riprendere, insomma, questo concetto per tutto questo grande ecosistema in cui siamo è molto molto importante. Quindi grazie Luca. Quindi ora arriviamo a Rumma con Little Genius. Quindi chiedo anche a te e anche a voi che cosa significa impatto e soprattutto come lo veicolate. Allora, per me, perché se parliamo dei miei valori e il mio posizione eticamente dentro il B Corporation e l'impatto, posso dire che i miei valori e i nostri valori della Little Genius sono sempre in sviluppo. Quindi come penso oggi può essere diverso perché avrò sviluppato più orizzonte e più informazione per diventare più forse intelligente, si spera, non posso dire di noi stessi. Comunque, quindi quello che noi portiamo nell'azienda, o io porto nell'azienda, spero, è il mio background in etica, perché è quello che insegno in effetti nella scuola nostra, è la passione mio, e non insegno quello che penso che è giusto e sbagliato, ma e questo è connesso all'impatto che do ai nostri alunni, che sono i nostri clienti. Io provo di sviluppare in loro il capacità di riflettere, di ponderare sul modo in cui cose sono, di fargli chiedere domande. E quindi per noi l'impatto è l'effetto dell'insegnamento che noi da loro, e il comportamento che noi proviamo di promuovere in loro, assumendo ovviamente con meno arroganza possibile che il modo in cui noi operiamo è corretto, perché ripeto, noi siamo anche noi adulti sempre in sviluppo. Quindi noi siamo fortunati, essendo in una posizione privilegiata, essendo una scuola, noi
creiamo valore e l'impatto attraverso l'insegnamento e quindi le lessons learned, gli errori, le riconsiderazioni, questa è la forma mentis che vogliamo sviluppare i nostri alunni e questo è che impatto vuol dire a Little Genius, di far i bambini diventare più recettivo e non più come si dice, obiettivo e meno passivo in quello che vedono e come pensano, in modo che diventano gli adulti, quando noi siamo tutti anziani, che si gestiscono tutto con più responsabilità. Certo, no, chiaro, assolutamente, questo direi che è il passo zero, no? Senza appunto sviluppare una coscienza, una capacità critica, per appunto poi scegliere che cosa fare cose bene per noi, per gli altri, parlando ancora più in generale del nostro pianeta, non possiamo comportarci, essere degli individui veri e propri, no? Quindi è veramente un lavoro molto importante questa tipologia di impatto, l'ho chiamata fase zero perché è proprio la base su cui poi tu puoi costruire tutto il resto. Ecco, se manca quello è difficile poi pensare di immaginare, progettare, cioè magari chi l'ha già innato. Quindi mi viene in mente anche appunto la storia di Domenico che scappava appunto verso la tradizione per conoscere di più appunto gli anziani del paese, chi magari invece ha bisogno più di una spinta, e nel contesto di oggi è assolutamente fondamentale perché siamo più veramente passivi e quindi anche mi viene uno spunto rispetto alla tecnologia che è una grandissima alleata. Però appunto anche il ruolo che dobbiamo avere è quello di essere insomma attivi e consapevoli, ecco, non recepire passivamente questa tipologia di sviluppo. Bene, allora vi ringrazio tutti, abbiamo fatto insomma questi primi due giri di domande molto intensi con molti spunti. Ora abbiamo 10 minuti, 12 minuti prima di arrivare alla parte di domande e facciamo un ultimo giro. Per chiedervi diciamo più in linea con quello che è insomma il topic del summit di quest'anno, quindi unlock the change, sblocchiamo il cambiamento, cosa secondo voi dobbiamo fare per sbloccare questo cambiamento e con chi dobbiamo parlare per far sì che questo avvenga? Allora parto da Luca e quindi ti chiedo, secondo te, secondo The Orbit, qual è l'azione principale che bisognerebbe mettere in atto per sbloccare il cambiamento, per far sì che insomma l'approccio in generale che ha una B Corp, il modello, questi strumenti si diffondano, e qual è l'interlocutore primario grazie a cui questo cambiamento potrebbe realizzarsi? Sì, diciamo, io mi concentro un po' più su quello che sta succedendo nel mio settore, soprattutto in questo periodo, che chiaramente non è un periodo facile per nessuna azienda di nessun settore. Nel nostro settore, chiaramente, si parla di spazio commerciale, è un settore nato da poco, è un mercato che ha 5-10 anni. La maggior parte delle aziende che ci operano, se diciamo tralasciamo le grandi aziende note e sicuramente molto più vecchie, le nuove aziende in realtà sono aziende che stanno costruendo il loro business, quindi lanciano i primi satelliti per cominciare ad erogare servizi e soffrono particolarmente di questo periodo, perché chiaramente essendo all'inizio ed avendo poche risorse finanziarie fanno molta fatica. Tenete conto che lo spazio è comunque un settore capital intensive, quindi nonostante i costi si siano ridotti notevolmente nel settore commerciale, stiamo parlando comunque di costi ingenti. Questo significa per loro non poter lanciare satelliti. Se non lanciano satelliti, se non lanciano, non hanno la prova che la loro tecnologia funziona, non troveranno dei finanziatori che gli permette di andare al passo successivo. Se non lo fanno, queste aziende non possono fare business e quindi spariscono, con la conseguenza di perdere innanzitutto innovazione e di perdere un ecosistema. Quindi quello che stiamo provando a fare noi che cosa facciamo? Noi lanciamo, abbiamo un cargo, una sorta, immaginate un fiorino dove dentro ci mettiamo, al posto dei pacchi ci mettiamo i satelliti degli altri, e una volta in orbita andiamo a metterli dove servono. Di fatto quello che facciamo in realtà è un vero e proprio satellite, quindi perché non mettere a bordo
qualcos'altro. Quindi quello che stiamo facendo per aziende che sono un po' più in difficoltà, quindi diciamo vogliono comunque avere la prova della loro tecnologia per poter creare il loro business, ma non hanno la capacità oggi di farsi un vero e proprio satellite, mettiamo a bordo la loro tecnologia senza il loro satellite, ci occupiamo noi di fare i test per loro, gli diamo ovviamente tutti i dati e questo riusciamo a farlo in modo estremamente rapido. Quindi il messaggio che io vorrei lanciare è quello di dire ci sono sempre modi alternativi per arrivare allo stesso obiettivo anche nei momenti di difficoltà sfruttando diciamo la potenza dell'ecosistema. Quindi non è più The Orbit che pensa solo al proprio business e lancia satelliti, ma è una The Orbit che dà una mano ad altri a crescere in questo momento e con la certezza che se cresce l'ecosistema, domani anche di Orbit ne avrà un beneficio. Quindi di nuovo un beneficio a 360 gradi. Quindi questo, la soluzione di dire risparmia dei soldi oggi, tieniteli in cassa, continua a tenerti le tue persone, continua a fare innovazione, ti testo io la tua innovazione in orbita, tu quel prodotto lo puoi lanciare sul mercato immediatamente e in questo modo diciamo prolunghi la vita in un periodo dove è anche difficile fare previsioni. Questa cosa ha attratto, e questa è una cosa che ha sorpreso anche me, l'interesse di aziende che con lo spazio non hanno nulla a che fare, che ci hanno chiesto di mettere i loro loghi sulla parete del satellite. Quindi adesso ad agosto parte, abbiamo tipo sei aziende e quando gli ho chiesto ma perché lo fai? Perché noi non è che abbiamo diciamo 100 milioni di visitatori, no? È un settore molto di nicchia. Perché lo fai? Perché è un impatto emozionale, lo fanno addirittura per i loro dipendenti, per le persone che lavorano nell'azienda, per mostrare che l'azienda c'è, che continua a crescere, che vuole innovare e questa cosa mi piace un sacco. Quindi insomma continueremo a fare questo e il supporto ovviamente non lo chiedo per noi ma lo chiedo per le aziende che hanno bisogno di arrivare più in fretta a dimostrazione tecnologica, che vengano supportate in modo tale che possano non solo rimanere in piedi, ma creare competitività per il post, diciamo, chiamiamolo Covid, ma il post periodo un po' incerto in cui siamo oggi. Chiaro, grazie Luca. Direi che la parola chiave qui è ecosistema, quindi essendo tutti parte di uno stesso ecosistema, qui è essenziale che ci siano queste relazioni di supporto. Se si arriva al goal da soli, senza che poi tutto insomma, l'ecosistema segua, è inutile raggiungere quell'obiettivo, insomma, non veicola l'impatto di cui parlavamo prima. Quindi grazie. Ora chiedo a Rumma la stessa un'opinione sempre su questo tema. Quindi qual è l'azione fondamentale che deve essere messa in gioco per veicolare un cambiamento e quali sono le figure chiave o la figura chiave che deve essere attivata per renderlo possibile? Secondo me dobbiamo e siamo con l'esistenza del B Corp modificare il cultura generale globale. È una grande lavoro e non pretendo che possiamo fare in una generazione, però il consapevolezza che abbiamo sviluppato con tutti gli errori delle generazioni passate ci è arrivato adesso, sicuramente sono arrivati nei periodi storici anche, e quindi per me l'azione più importante è quello, e ovviamente questo collega anche a noi come educatori, la nostra attività scolastica, quindi anche come ha detto Luca, questa generosità del di Orbit di collaborare, aprire se stesso a altre aziende eccetera, questo è un esempio, quindi cambiamento della mentalità e non avere una cultura globale in cui è più promoted o promosso il arricchimento di se stesso, sua azienda a costo di tutti e tutto, e quindi è importante conoscere un'interdipendenza fra di noi e anche che si ritorneranno il bene a noi se noi facciamo il bene anche agli altri. E l'ultima cosa è il nostro secondo me stakeholder prioritario. Adesso non vi spero che
Io ho perso Ruma, non so se la sentiate. No, non la sento. La vedo congelata sullo schermo. Sì. Esatto, le scrivo un messaggio, però intanto magari passo la domanda a te, Domenico, e poi ritorniamo a far chiudere Ruma sul appunto il discorso sulla cultura e l'interdipendenza che ci stava dicendo. Quindi proprio in 2 minuti per natura e benessere, qual è l'azione chiave e insomma lo stakeholder o gli stakeholder da attivare per veicolare il cambiamento? Beh, in realtà questa credo sia forse l'elemento più importante, perché questa è la classica situazione in cui il business diventa la soluzione a tanti problemi, perché può diventare uno strumento molto forte per sbloccare il cambiamento e creare nuove opportunità. Le leve, in questo caso, che dobbiamo spingere per sbloccare il cambiamento sono, a mio avviso, 2 le più importanti: azione e condivisione. Cioè bisogna, in realtà, è estremamente importante agire e fare rete il più possibile per avere un impatto più visibile. Quello che a cui stiamo assistendo in questi giorni è effettivamente questo straordinario movimento B Corp in Italia, che è in forte crescita e che lavora all'unisono, no? Quindi questo è un esempio chiaro di azione e di condivisione. È chiaro quali sono gli stakeholder, quali sono intanto le parti da stimolare ad agire e chi deve essere il beneficiario finale. Io credo che le istituzioni in assoluto siano quelle che vadano stimolate a cambiare le loro visioni, locali, regionali, nazionali. Sono le prime a dover essere coinvolte in forme di partnership, con una mentalità sicuramente più smart, quale quella delle aziende, che sono più libere di agire, al di là di scelte politiche, per un beneficio che deve coinvolgere la vita sociale dei cittadini ed in particolar modo dei giovani. Quindi le istituzioni per i giovani. Se noi cambiamo questo tipo di equilibrio, sicuramente siamo più credibili per la next generation e stiamo veramente, a mio avviso, lavorando per creare delle nuove opportunità per le generazioni future. Un esempio di azione, per esempio, che ci ha visto interpreti e che è un'iniziativa che noi abbiamo fatto nel 2017, meglio dire, e che sta avendo una evoluzione straordinaria, e un progetto condiviso con l'amministrazione locale, che è Martano Città dell'Aroe. Questa è una nostra idea che ha voluto coinvolgere chiaramente gli amministratori locali, giovani, devo dire, amministratori locali, e grazie alla quale abbiamo distribuito nella nostra piccola città di Martano, nel Salento, oltre 3.000 piante, cambiando completamente l'aspetto della cittadina. Quindi abbiamo riempito di queste meravigliose piante miracolose ogni angolo, ogni parco, ogni rotonda ed aiuola, e pensate che nelle serate di apertura ufficiale di questo evento abbiamo avuto come madrine personaggi del calibro di Helen Mirren e Licia Colò. Questo per dire quanto poi questa iniziativa abbia avuto anche una capacità comunicativa a livello mediatico, che è partito dall'idea dell'azienda e che sta tornando nei luoghi, facendo parlare chiaramente. Quindi gli obiettivi che abbiamo ottenuto, ad esempio, con questa iniziativa e i risultati sono stati, innanzitutto, abbiamo cambiato la bellezza dei luoghi, perché abbiamo trasformato un luogo abbandonato precedentemente in un luogo meraviglioso, e stimolato i cittadini a partecipare alla vita quotidiana e alla storia dei luoghi, quindi anche ad agire così come agisce un'azienda. Abbiamo avuto un'evoluzione comunicativa del luogo, e quindi con un impatto positivo sulle attività produttive, sul turismo, sul commercio e via andare. E la cosa più bella che siamo riusciti a fare è stata quella di invertire la tendenza rispetto all'agricoltura. Cioè i giovani si sono allontanati dall'agricoltura. Con questa nostra iniziativa noi abbiamo riavvicinato i giovani all'agricoltura, creando delle microaziende che si stanno occupando della produzione di aloe intorno alla nostra attività produttiva, diventando i nostri microfornitori.
Questo è un esempio di come azione e condivisione possa funzionare e spingere sicuramente il cambiamento. Cambiamento, esatto, si attiva, diciamo, un circolo virtuoso che poi continua a sostenersi. Esattamente. Ruman, ti abbiamo perso per qualche secondo, quindi torno da te per appunto lasciarti chiudere la riflessione che stavi facendo sull'importanza del modificare la cultura e recuperare il valore dell'interdipendenza. E intanto introduco anche una domanda, perché stiamo ricevendo un po' di domande in chat, e inizio a farla a te, Rum, ma poi appunto se Domenico e Luca vogliono aggiungere qualcosa, assolutamente più che benvenuti. Ci chiedono come vivono i dipendenti di una B Corp, l'essere una B Corp. Quindi per un dipendente di un'azienda cosa significa questo passaggio? Quindi lascio a te, Rum. Ok, allora volevo semplice finire dire che il cultura è la cosa più importante e l'interdipendenza deve essere conosciuto, e che per me il stakeholder più importante per solo riprogrammare il mente umano dovrebbe essere non più l'essere umano, ma l'ambiente, il flora e la fauna, perché per poi ritornare all'essere umano, non essere umano primo, quindi dobbiamo andare in rovescio secondo me. Allora, come vive i dipendenti dentro un B Corp? Questa è la domanda, giusto? Esatto. Allora, onestamente tutto dipende sulla mentalità dei dipendenti. Ogni dipendente è un individuo al loro background, e quindi uno non si può fare un lavaggio di testa. Uno si può fare un ragionamento, uno si può creare un ambiente lavorativo in cui c'è una... forzatura di adottare certe pratiche che sono riconosciute da tutti i B Corp per essere bene per il pianeta, per gli esseri umani, eccetera, e creare quindi questa cultura aziendale. Il dipendente poi come vive, uno si spera che eventualmente si apprezza, si climatizza, si promuova. Ma il padrone di ogni azienda è un tipo di genitore, ma siamo tutti adulti, quindi dipende la capacità del datore di lavoro e del squadra, se c'è la sensazione di squadra sviluppato, perché quello è anche un'arte, non è che si forma automaticamente, per collaborare e promuovere. Le aziende di successo riescono a fare, a volte le aziende si trovano da soli, isolati, e non avendo la collaborazione dei dipendenti. Dipende da azienda a azienda, quindi certo. Dipende sul background dei dipendenti e la capacità di trasmettere questi valori. Assolutamente, sì, sono d'accordo. Poi diciamo che anche il trasmettere questi valori può essere una leva di ingaggio anche, insomma, questa doppia direzione che può restituire poi anche un ingaggio maggiore da parte dei dipendenti. Passo adesso a Luca, chiedo se vuoi fare qualche aggiunta rispetto a quanto anche ha detto Ruma. Prima ci dicevi che le persone per voi sono l'asset chiave, l'asset principale, e aggiungo anche un'altra domanda che è appena arrivata, che ci dice: come può un cittadino normale, diciamo così, contribuire a diffondere il movimento B Corp? Ecco, cerco di un po' interpretare la domanda. Abbiamo parlato di collaboratori, quindi dipendenti delle aziende. Se andiamo sulla leva personale, sull'aspetto personale, ognuno di noi è un cittadino, no? Di questa grande società. Quindi anche qua ci sono un po' di interconnessioni. Vorrei sentire il tuo parere su questa domanda. Sì, allora rispondo brevemente alla prima. Diciamo, di Orbit è nata un po' con il DNA di Corp, anche se non c'erano. Quindi diciamo, chi è a bordo dall'inizio ormai è la normalità. È bello però vedere la differenza dei nuovi assunti quando arrivano in azienda e i commenti che fanno, per fortuna positivi, perlomeno quelli che arrivano a me, diciamo, i commenti che fanno...
sulla trasparenza, il modo di lavorare in team, la libertà uguale responsabilità, che è una delle cose che diciamo spesso in azienda, e quindi diciamo effettivamente c'è una differenza, secondo me, lavorare in una B Corp e lavorare in un'azienda che non ha ancora diciamo sposato questo tipo di metodologia. E la differenza la si vede in una sorta di serenità maggiore delle persone. Questo non vuol dire che si lavora di meno, si lavora comunque tanto, si fa comunque tanta fatica, ci sono comunque tanti pensieri, le cose possono andare bene, possono andare male, come tutte le aziende del mondo, ma lo spirito, la motivazione personale, quella secondo me è decisamente aiutata. Per rispondere alla seconda domanda, allora, innanzitutto per diffondere il messaggio bisogna prima viverlo, quindi diciamo una persona può essere B Corp nei comportamti, in quello che fa e dando l'esempio. E quindi l'esempio secondo me è la prima cosa. Se le aziende B Corp non lo fossero davvero, darebbero un esempio che distruggerebbe l'ecosistema B Corp di per sé. Poi non vuol dire che dobbiamo essere tutti perfetti subito, no? Però deve esserci un percorso, una volontà di miglioramento continuo. E poi per diffondere in modo, se vogliamo, aggiuntivo all'esempio, ad esempio magari postando i risultati di questo Web Summit, facendo capire a chi lavora in un'azienda che ci sono modalità organizzative delle aziende diverse, nuove, più efficaci. Anche chi ha la possibilità di raggiungere organi di governo, far capire che le nuove regole dovrebbero andare in una direzione di agevolare questa nuova forma di lavoro, agevolare questa nuova organizzazione in cui le persone sono al centro, l'ambiente è al centro e il business è quasi una conseguenza, diciamo. Quindi questo secondo me è un primo spunto. Ottimo, grazie mille Luca. E adesso passo a Domenico, scusate, ogni tanto mi vedete che guardo a destra e a sinistra perché sto prendendo le chat delle domande. E quindi Domenico ti chiedo, quanto, ci arriva questa domanda, quanto conta essere su B Corp sul mercato e quanti sono i rischi di greenwashing? Sappiamo che ci sono comunque tanti messaggi, ormai al giorno d'oggi sono d'accordo con quello che dicevi prima Luca, la parola sostenibilità anche a me fa sempre un po', certo, rizzare i capelli, e insomma come rispondi Domenico a questi punti? Ecco, valore sul mercato e rischi di insomma... Allora diciamo che noi per la nostra esperienza fungiamo da precursori e quindi da motivatori dei nostri clienti nel mondo. Quindi per noi essere B Corp è una responsabilità grandissima, perché stiamo stimolando il fare di molti fornitori, stiamo stimolando il fare di molte aziende in diverse parti del mondo. Quindi è fondamentale il fatto di cominciare e di trasmettere questi valori e di trasmetterli in maniera trasparente per riuscire a far riflettere questi personaggi nelle diverse parti del mondo a seguire questo tipo, questo nuovo paradigma, questa nuova visione che chiaramente cerca di stimolare, di restituire in qualche modo sia al pianeta che alle persone. Il greenwashing è un problema abbastanza grande, ma credo che ci sia un giudice importantissimo che è il consumatore, che non perdona oggi. Dunque il greenwashing è un rischio lì dove un tempo si trattava il consumatore in maniera disattenta, in maniera poco corretta. Oggi il consumatore non perdona e ha una cultura ed una conoscenza nei vari ambiti che, grazie a Dio, è impressionante. Quindi, a mio avviso, seppure esiste, non ha futuro, non c'è spazio per il greenwashing, o meglio dire, per le maschere che possono cadere molto, molto facilmente. Mi voglio ricollegare velocemente invece sul concetto di dipendenti, che è un termine che io non ho mai accettato e condiviso, perché non può esistere una figura di dipendente all'interno di un progetto. E in realtà, così come la nostra vita privata si fonde con quella del nostro business, così la nostra vita privata si fonde al di là delle figure titolare, fondatore o collaboratori in un progetto comune. Quindi esiste una visione
ed esiste un team di collaboratori straordinari grazie ai quali questa visione è possibile. Quindi si vince se si gioca di squadra. A volte si può anche perdere, ma si gioca di squadra. Quindi la condivisione da parte del team e il fatto di vivere questa importante visione e concetto è un aspetto fortemente stimolante anche per il team, perché ti dà la sensazione netta di essere parte di qualcosa di importante. Sì, di essere parte, insomma, di questo cambiamento di cui, esatto, insomma, che è il nostro tema, no? Il nostro focus di base. Allora, io, certo, vi ringrazio tantissimo, siamo quasi alla fine. Prima di chiudere vi vorrei fare una domanda. Io ne abbiamo ricevute diverse, ma appunto abbiamo selezionato quelle più coerenti anche con i vostri interventi precedenti. Quindi vorrei chiedervi proprio una parola, un aggettivo, insomma anche una microfrase che secondo voi descriva il mondo delle B Corp tra 5 anni. Quindi come vedete il futuro del movimento delle B Corp in una parola, in una frase, come volete, ma molto breve perché abbiamo appunto pochissimi minuti. Se vuoi partire tu, Domenico, che appunto sei già attivo. Allora, la frase che mi piace molto ribadire in questi ultimi è molto semplice. Non siamo solo sognatori, ma siamo qui per cambiare le regole del gioco. Ottimo, bellissima, grazie. Grazie. Luca, ti viene in mente qualcosa, una parola, uno spunto? Disegnare purtroppo su Zoom. Sì, però dove vedo le B Corp tra 5 anni? Diciamo che spero di non vederle più tra 5 anni chiamate B Corp. E anzi, siccome non credo nella speranza, ma credo negli obiettivi, dovremmo darci l'obiettivo di fare sparire il concetto di B Corp, perché tutte le aziende che riusciranno ad esserci tra 5 anni saranno solo B Corp. Ragioneranno con questi criteri. Assolutamente, giusto? Sì, questo è proprio l'obiettivo che insomma tutti noi credo che in fondo il cuore abbiamo, che sia la nuova normalità, ecco, questa nuova normalità di cui abbiamo bisogno. Ok, Ruma, passo a te per la tua visione. E sei in muto. Sorry, era un po' come Luca, mia parola era integrato e ho assimilato, si spera, questa è un po' mia speranza, e storico. Spero che diventa una parte della storia di questo momento. Ottimo, grazie, grazie Ruma. Allora, veramente io ringrazio tanto Ruma, Luca e Domenico per le vostre storie che ci avete portato oggi. Siete veramente espressione di 3 altrettanto fantastiche aziende e appunto invito tutti quelli che ci hanno seguito nei vari momenti di questo panel a informarsi, a cercare di conoscervi meglio, perché questo è solo un assaggio delle tante cose che fate in modo diverso ma sempre creando un impatto positivo. Quindi vi ringrazio molto, chiudiamo adesso questa sessione. Vi arriverà a tutti un link per accedere alla sessione plenaria di chiusura, dove avremo i cofondatori di B-Lab, sostanzialmente, che ci racconteranno appunto anche la loro esperienza da, insomma, fondatori, appunto, e chiuderanno questo momento di, insomma, di celebrazione della giornata di oggi. Quindi grazie a tutti e insomma spero di rivedervi presto. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Yeah. Ciao. Yeah. Ciao.